Udine, da dove vi salutano Nicola Roggero e Franco Causio. La partita è quella tra l'Udinese e il Genoa, due formazioni che praticano un calcio molto spettacolare, e questo lo si vide anche all'andata quando il Genoa si inappose per 3-2. Ferma Fabiano, è libero Leon, riceve l'Honduregno, attenzione, prova con il destro ed è un grandissimo gol di Leon. 9 minuti sul cronometro, Genoa in vantaggio. Qui è un gran gol, quindi forse è stato sorpreso dal tiro da lontano di Handanovic, forse non se l'aspettava. Genoa allora che riparte con Milanetto, che però viene anticipato, siamo al limite e c'è calcio di rigore. Calcio di rigore per l'Udinese. Il fallo commesso su Hiller, ma grossa ingenuità da parte del Genoa, che anziché andare a liberare ha provato un'impostazione all'interno dell'area. Parte Di Natale, spiazzato Rubinho, l'Udinese pareggia al 28esimo del primo tempo. Andare ad attaccare Cricito, ancora Floro Flores, tacco per Ferronetti, poi nuovamente Floro Flores, siamo al limite, ancora Ferronetti, può andare alla suggerimento dentro, rigore. E altro calcio di rigore a favore dell'Udinese, netto il fallo di mano da parte di Bovo, e secondo rigore per l'Udinese con il Genoa che l'aveva fatta franca poco fa, e adesso Bovo naturalmente viene anche ammonito. Parte Di Natale, ancora aspettato Rubinho, ed è il 2-1 per l'Udinese quando mancano 6 minuti al termine del primo tempo. Ancora Fabiano, può andare al cross, pallone dentro, Boriello, e poi il pareggio del Genoa con Sculli, 42esimo. Quagliarella, attenzione Quagliarella che entra in area di rigore, prova la battuta, Rubinho, grande riflesso, Concò cerca la conclusione, poi invece va da Leon, siamo al limite, ancora Leon dentro per Concò, cerca ancora Boriello che deve girarsi, poi Boriello, grandissimo numero di Boriello, Genoa che torna in vantaggio, altro gol, davvero spettacolare. Questo è un signor gol. Corsia ancora Fabiano, è pronto al cross, vorrebbe palla Leon, si va in mezzo, Boriello devia, ancora Boriello, prova, e poi Sculli viene anticipato. Di Natale, palla profonda, cercare proprio Dossena che ci arriva, può proporre il cross, Floro Flores, ed è il pareggio dell'Udinese al 27esimo del secondo tempo, la rete di Floro Flores sulla bella iniziativa di Dossena. Dalla bandierina Handanovic respinge, palla che resta lì, ed è il vantaggio del Genoa che riesce a colpire ancora una volta con Boriello, il gol del 4-3. C'è Di Vaio in possesso palla, offre il pallone a Fabiano mentre sale Boriello, Fabiano però saggiamente può guadagnare tempo, poi parte il cross, Boriello, ed è il gol del 5-3, tripletta per Boriello, ma finisce qui. Genoa batte l'Udinese 5-3.